bentrovate alla Cucina del Cuore. Oggi faremo una ricetta dolce, un lievitato dolce, ripieno di crema di papavero, di semi di papavero. Vi dico subito di quali ingredienti abbiamo bisogno, così iniziamo con la ricetta. 60 g di zucchero, la scorza grattugiata di un limone, 200 ml di latte, un cucchiaio di miele, 15 g di lievito di birra, un pizzico di sale, estratto di vaniglia, 100 g di burro morbido a temperatura ambiente, 450 g di farina. Prendiamo il gancio a spirale, lo potete benissimo fare a mano, ma io vi facilito la cosa facendolo nella mia Kenwood. Inseriamo tutto il latte, lo zucchero, il lievito e andiamo a sciogliere il lievito insieme al latte. Aggiungiamo pure il miele e tutta la farina e iniziamo ad impastare. Inseriamo pure la nostra buccia del limone grattugiato, qua, l'estratto di vaniglia e facciamo ripartire la macchina. Adesso, una volta che si sarà formata una palla, andiamo ad inserire il burro poco alla volta e inseriamo l'altro pezzettino di burro solo una volta che l'impasto avrà amalgamato il precedente burro. Quasi alla fine andiamo ad aggiungere pure il sale. Se lo doveste impastare a mano, mi raccomando, il burro mettetelo insieme agli altri ingredienti, altrimenti vi verrà poi difficile lavorarlo perché è un procedimento lungo. Io metto il burro poco alla volta perché negli impasti lievitati si va a dare più elasticità al composto. Trascorsi circa 10 minuti, il nostro impasto è pronto. Guardate quanto è morbido e soffice. Andiamo a formare una pallina. Guardate come deve essere l'impasto. Vedete? Quando andiamo con il dito, la pasta piano piano poi torna. E la mettiamo a lievitare in forno spento con la luce accesa fino al suo raddoppio. Impasto lieviti, ci occupiamo a preparare la crema. Vi dico subito quali sono gli ingredienti che ci occorreranno: 500 ml di latte, 200 g di farina di semi di papavero, un po' di estratto di vaniglia, 80 g di zucchero semolato, 40 g di amido di mais e un pizzico di sale. Iniziamo subito da mettere il latte, tutto, lo zucchero, l'amido, praticamente metteremo tutti gli ingredienti insieme, i semi di papavero, il sale e poi aggiungeremo pure l'estratto di vaniglia. Prendiamo la nostra cucina ad una fiamma media e mescoliamo fino a quando il tutto non si addenserà. Se non voleste usare semi di papavero, che comunque io vi consiglio perché sono buonissimi, fatelo con della farina di nocciole oppure con la farina di mandorle. Una volta che la nostra crema farà il primo bollore è pronta e andiamo a versarla in un altro recipiente così da farla raffreddare prima.
a coprirla con la pellicola trasparente a contatto per evitare che si formi la crosticina sopra e attendiamo che si raffreddi anche questa. Sono trascorse 2 ore circa, il nostro impasto è raddoppiato di volume, cospargiamo la nostra spanatoia con un po' di farina e andiamo a stendere il nostro impasto. Mettiamo la farina pure sopra e andiamo a formare un rettangolo. Dovremmo ottenere un rettangolo dello spessore di circa 10 mm. Adesso non ci resta che prendere la nostra crema e andare a cospargerla per tutta la superficie del nostro rettangolo. Lasciamo 2 cm da un lato e iniziamo a girare il nostro impasto. Prendiamo un coltello ben affilato e lasciamo circa 4 cm dall'inizio e andiamo a tagliare in due il nostro rotolone, così, fino alla fine, in questo modo. Diamo un altro taglio netto, poi lo prendiamo, lo giriamo così e cerchiamo di andare a formare una treccia. Passiamo uno da un lato e poi l'altro dall'altro lato, in questo modo, fino alla fine di tutta la nostra treccia. Adesso prendiamo 100 g di farina 00, 100 g di burro, 100 g di zucchero e un pochino di estratto di vaniglia e andiamo a formarci un composto che ci servirà a dare il lato croccante al nostro fiore. Prendiamo, è una sbriciolata praticamente, estratto di vaniglia, lo zucchero e il burro e andiamo a miscelare tutto insieme con le mani. Il burro deve essere freddo, mi raccomando. Con le punte delle dita andate ad amalgamare tutto il composto. A questo punto abbiamo tutto pronto, il nostro composto per la sbriciolata è pronto, il nostro fiore di sesamo è pronto. Andiamo a spennellarlo con un po' di latte e poi andremo a cospargere sopra tutto il nostro composto per formare questa parte croccante. È pronto, non
ci resta altro che andarlo a mettere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Trascorsi 40 minuti abbiamo sfornato la nostra torta. Adesso prendiamo 100 g di zucchero a velo e mezzo limone spremuto e andiamo a formare una specie di glassa. Aspettate un attimo, provo questo qua. Deve essere una glassa non morbida. Io uso del limone, ma se voi preferite, non amate tanto il gusto del limone, fatelo con dell'acqua. Mettiamo tutto e mescoliamo fino a formare una glassa un po' solida, non troppo liquida, mi raccomando. Adesso andiamo a prendere la nostra glassa, andiamo a cospargerla con l'aiuto di un cucchiaio o di una forchetta sopra la nostra torta al papavero, in questo modo. Della torta ai secchi di papavero, io l'ho fatta riposare mezz'ora quando l'ho uscita dal forno prima di mettere la glassa sopra. Guardate com'è dentro. Adesso la facciamo provare a mio marito, visto che è il suo dolce preferito. Vediamo cosa ne pensa. È buono? Per quanto riguarda questa video ricetta è tutto. Se vi piace iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace e condividetemi sui social Instagram e Facebook, potete trovarmi anche lì. Dalla cucina del cuore è tutto, alla prossima video ricetta. Ciao! Iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi alla mia ricetta del cuore.